Wine vs Food, il sommelier che sfida lo chef. Calice contro fornelli. Una degustazione alla cieca fa scattare il gioco tra due professionisti della ristorazione. Il sommelier, dopo un'attenta selezione, sceglierà un particolare vino per mettere alla prova lo chef. Il re della cucina, senza conoscere etichetta, dovrà creare la ricetta che si sposi alla perfezione al prodotto selezionato. Profumi, sensazioni e ricordi lo guideranno nella scelta e nella composizione del piatto. Solo al termine della prova, calice e ricetta verranno messi a confronto e sarà svelata l'etichetta. Oggi siamo con lo chef Fabrizio Marino del ristorante Papaveri e Mare a San Vincenzo, locale che già dal nome si lega al ristorante di San Miniato Papaveri e Papere del patron Paolo Fiaschi. La location, che coniuga stile e ricercatezza, è la stessa della rinomata cucina Gambero Rosso, guidata per anni da Fulvio Pierangelini. Adesso sta al giovane e intraprendente Fabrizio portare avanti la tradizione, aggiungendo quel tocco personale e innovativo che lo contraddistingue. Al suo fianco l'esperto sommelier Teseo Geri si sta preparando a mettere in difficoltà l'amico e collega. Che gli farò bere ora? Si potrebbe... pecorino no, già bevuto tutto. E questa no. No, difficile, troppo scontato. Questa, ce l'ho anche in frigo. Eccola qua, bella fresca. E voilà, perfetto. Ora voglio vedere lui che mi dice. Nascondiamo, ci abbiamo a vedere. E voilà. Ora ci penso io, vai, lo sistemo io. Chef, anche te lo do io un vino buono per davvero. Poi la bevo volentieri anch'io questa, perché tanto che non la bevo. Beh, tappo c'è. Sì. Tre parole su questo vino: sole, scoglio e mare. Bella annata, tra l'altro questa, difficile. Poi loro lì sono in condizioni estreme, già tanto ce la fanno a produrre tutti gli anni. Poche bottiglie, qualche migliaio. Secondo me questa non l'ha bevuto, cioè l'ha bevuto ma non se lo ricorda di sicuro. Profumi mediterranei, quasi tirrenici, perché ci sono delle piante qua intorno a questa vigna che ricordano molto il Tirreno. E voi avete capito di che vino si tratta? Questo vino è perfetto per questa sfida numero uno. Fabri, oh Ciccio, senti questo? Saggio. Che è vino? Strepitoso. Vino che ti dovrebbe ricordare tante cose, secondo me, e molta sapidità. C'è un punto di sale, infatti ci vorrà su questo piatto molto particolare. Allora, un vino fresco, un vino con una leggera acidità, minerale, assolutamente minerale. Potrebbe essere un vermentino. Però fresco, gli aromi che vengono fuori piano piano. Questa è una sfida, eh? È una sfida. Sì, è un apostrofo rosa tra le parole e fammo un piatto. No, bello che Fabrizio l'avrà bevuto tantissime volte questo vino, ma non se ne è ricordato. O forse sì. No, si potrebbe fare un piatto su un vino così. Non mi vuoi dire come si chiama? Al momento no. Al momento però a me piaceva questa freschezza che ha. Io ci avrei una ricetta da abbinare a questo vino qua. Tra l'altro c'è, diciamo, semplice ma non banale. Magari ci provo con un risotto. Ma si potrebbe, secondo te, fare un risotto e dare a un risotto una caratteristica precisa? Magari questa la scelgo io. Poi mi dici se va bene. Un risotto che arriva con una grassezza giusta, un punto di sale indovinato,
e un pizzico di malizia. Dai, allora io provo un abbinamento con questo vino. Dai. Io non ti dico niente e poi mi dici cosa ne pensi. Poi mi dirai come si chiama sto vino. La risposta è nel vento o nel risotto. Va bene, vado. Allora, bene, benissimo, sono molto soddisfatto. Anzi, sono sicuro che Teseo sarà contento. Teseo, faccio un riso così. Bene, la ricetta che ho pensato è un risotto ai pomodori verdi, usiamo dei canestrini, poi un bel brodo di sedano aromatico, un riso della Maremma e una mantecatura speciale. Ho pensato a un abbinamento cromatico, quindi un vino minerale, è un vino acido, fresco, perfetto per i pomodori verdi, quindi l'abbinamento cromatico c'è ed è il verde oggi. Poi siamo sulla costa dell'Ovest, sul Tirreno, e siamo con tutti gli ingredienti locali. Allora, arrostiamo, diciamo, tostiamo il risotto, il riso, prima che diventi risotto, è del Carnaroli, Gran Riserva, un anno di stagionatura. Occorrerà qualche minuto, qualche secondo anzi, per la tostatura, e poi ci predisponiamo un po' di vino bianco. Bene, la tostatura del riso dura circa un minuto, tempo che si dice si chiuda, che si fermino, si tostino un po' gli amidi. Vino bianco, sfumo, modero la fiamma, lo lascio evaporare bene. E da ora in poi calcolo circa 15 minuti di cottura. Una volta che il vino è evaporato, mettiamo il brodo, ho parlato di colore verde, se possiamo intuire, vedere che questo brodo è verde. Beh, una cosa che mi piace tantissimo dire dell'amicizia con Teseo è che è un'amicizia sincera. Poi ci siamo conosciuti diversi anni fa con Paolo, che poi è il fondatore di questa compagnia, Papaveri e Papere, Papaveri e Mare, ed è anche nostro socio, anzi direi che noi siamo i suoi soci. Bene, quindi una quindicina di minuti sono passati, ci siamo. Vediamo che il riso ha rilasciato l'amido, è ben cotto, ma rimane sempre al dente. Passiamo alla mantecatura, ci fermiamo con il brodo. Mantecatura abbastanza ricca, diciamo un burro acido, che vi spiegherò cos'è, parmigiano, miele, succo di limone, ginger, scorza di lime. Adesso spengo, qui abbiamo del burro acido. Burro acido, diciamo, viene proprio dalla scuola marchesiana, è dello scalogno, viene ridotto insieme al vino, qualcuno sceglie di mettere del tabasco, worcestershire sauce o altri ingredienti, io faccio semplicemente vino bianco e una puntina di aceto, ne mettiamo due piccoli cucchiai. Ricordiamoci che è un piatto vegetariano, è un piatto fresco, la masticatura è molto diretta, ma non deve essere eccessiva o eccessivamente pesante. Comunque mettiamo un solo cucchiaino di parmigiano, siamo sempre a tempo per aumentare. Poi i nostri pomodori canestrini sono pomodori verdi, questi qua, è vero che tendono al rosso perché ancora il clima è caldo e piano piano le piante cominceranno a lasciare i pomodori verdi. Questi sono particolarmente acidi, ne ho messo una quantità, poi sono sempre a tempo ad aumentare. Questo è del miele, pochissimo, miele chiaro, quindi non eccessivamente aromatico ma un po' dolce. Sempre per la mantecatura, qua abbiamo del ginger, questa è l'influenza asiatica, i viaggi in Giappone. Un solo cucchiaio, anche questo è uno spunto di freschezza e aromaticità. Succo di limone, mettiamo una puntina di succo di limone. Ecco, sicuramente il sale, una scorza di lime. Mantechiamo risotto che è già profumatissimo. Allora, un po' di prezzemolo, un po' di basilico sempre per l'aromaticità. E poi, questo è un tocco, un amore mio personale per la Spagna e per il profumo affumicato del pimenton. Mettiamo una punta di pimenton. Quindi il risotto è pronto. Adesso passiamo invece alla combinazione. Allora, questa è la triglietta che abbiniamo al risotto vegetariano. Una triglia di scoglio, tra l'altro una pezzatura anche abbastanza importante. L'abbiamo sfilettata. L'abbiamo anche spinata, quindi questo è un filetto spinato e pulito, ovviamente squamato precedentemente. Facciamo una cosa interessante, una piccola marinatura, si chiama sale bilanciato. Un pizzico di sale, una puntina di zucchero, lo lasciamo qualche minuto. Inizierà subito per osmosi a creare una salamoia che la fa marinare e anche la insaporisce molto. Quello che facciamo adesso, quello che abbiamo pensato, è proprio una sorta di cottura in bagno caldo, quindi
noi con questa tecnica, che è un po' vicina a quella del sashimi, tagliamo il filetto di pesce. Poi diciamo che la caratteristica della triglia è il gusto estremamente deciso. Adesso mettiamo il brodo, un po' di brodo caldo. Allora, questa è una tecnica che ho appreso in Giappone, in realtà è molto poco invasiva, lo possiamo vedere da quello che fa sul pesce. Il pesce dopo una marinatura, diciamo, subisce una sorta di pre-cottura. Allora, secondo me non c'è bisogno di una vera cottura adesso, poi anche per il bilanciamento con il piatto. Allora, facciamo una sorta di bagno caldo che cuoce leggermente le triglie. Vedete che leggermente si tira la pelle, che è la parte più fibrosa. Fatto questo, fermiamo la cottura con dell'acqua fredda. Quindi ho preso acqua e ghiaccio e le raffreddo. Questo legno, questo bambù è sicuramente molto ispirante, no? Poi io sono un amante del Giappone. Passiamo adesso all'impiattamento. Ci sono tre cose da fare. Uno, sistemare il risotto. Come vedete è bello cremoso e ben mantecato. Diamo un colpetto sotto al piatto, si allarga. Poi qui abbiamo una cosa di cui ancora non abbiamo parlato. Questa è una terrina di pomodoro fatta con agar agar, quindi i pomodori vanno benissimo, i pomodori in conserva. Ne prendiamo un cubetto così e la mettiamo al centro. Ecco, io metterei un bel prezzemolo, abbiamo dei fiori, perché no? Così diventa un bel piatto colorato e floreale. E poi non ci si dimentica delle triglie che fanno l'abbinamento. Noi le sistemiamo su un legnetto, su un piatto di legno a fianco, così diamo la possibilità all'amante del pesce di gustarlo separato e anche l'amante della cucina vegetariana di mangiare solamente il risotto. Quindi il nostro piatto è questo. Il nome, visto che siamo sul Tirreno, sulla costa ovest, è proprio West Coast. Il risotto per Teseo. Speriamo bene. Risotto, sì, l'aveva detto, ma speriamo sia centrato. Questo pomodoro, ma speriamo l'acidità non vada in contrasto. Il Tex. Ehi, guarda che fa. Bellissimo. Questa. Bellissimo, sembra vero. È l'idea di abbinamento. In realtà Tex è una vera sfida questa qua. Comunque, parliamo tecnico. Un vino minerale, fresco, diciamo suggestivo, viene sul verde come idea. Avrà bisogno sicuramente di una buona aromaticità, però anche una compostezza. Io l'ho reso un po' cremoso, quindi un risotto. Poi c'è questa idea del tono su tono, pomodoro su pomodoro. Poi le triglie, perché no? Però separate, scomposte. No, bello, perché c'è questo concetto dell'anima e il corpo che va a completarsi, quindi è interessante anche provare insieme. Secondo te è facile da mangiare per le persone? Secondo me è anche un gioco, no? Deve essere divertente, anche provare l'abbinamento con il pesce, assaggiarlo singolarmente. È un po' come prendere, avere tanta una tavolozza di colori e poi interpretare quello che è il disegno dello chef. Mamma mia, ma che ha tirato fuori? No, pazzesco, centrato, bene, bene, piaciuto tutto. L'equilibrio, l'anima, la sostanza, la consistenza, e poi ha capito bene i punti critici e centratissimi tutti. Bella. Va bene, centrato. Ancora. Sì? Vuoi sapere? Vabbè, il piatto, il nome io ce l'avrei, West Coast. Un piatto che parla del territorio. Territorio. Tra l'altro, pomodori verdi della Val di Cornia, anche pomodori maturi della Val di Cornia e una triglia di scoglio. Non proprio qui davanti, ma siamo dalle parti di Capraia. Anch'io chilometro zero, ma 30 miglia marine. Nel senso, siamo sull'isola di Capraia, un'isola che a me e te ci ricorda tanti posti, tante cose. Quindi siamo su uno scoglio, quella che chiamano un'isola minore, ma minore a cosa?
siamo nell'arcipelago toscano, il parco naturale dell'arcipelago toscano. Io trovo che c'è una anche una mantecatura giusta, c'è un tono di mantecato, latticini, con che c'è un punto di no, grassezza. Ero indeciso se usarlo o no, però ho usato un cucchiaino di parmigiano e poi un po' di burro acido nello stile marchesiano di Lehmann. No, infatti questa grassezza trova molto centro con la freschezza del vino, no? C'è questa acidità che tiene molto alto il vino e l'equilibrio con il piatto. Poi questa sapidità, cioè un vino fatto sugli scogli, queste delle vigne che vanno dalla piana, dove una volta c'era il cratere del vulcano, vanno verso il mare, quindi il salmastro, la mineralità e tutta il vento che c'è sull'isola di Capraia che trasforma l'energia in anima, ecco, secondo me trovo molto interessante. Profumi centrati. Sono promosso. Guarda, io giudizi e voti sai che non amo darli, però ti darei il massimo. Come il massimo? Solo? Come sempre, 15 anni ti conosco, alla fine sapevo che tiravi fuori il giusto equilibrio, bravo. Nonostante i dubbi iniziali di Teseo sulla scelta del risotto, l'abbinamento è risultato vincente. La freschezza e la mineralità del vino si sposano con la grassezza e l'aromaticità del piatto creato da Fabrizio.